A Cesena arriva la prima sconfitta esterna per il Brescia nella 22esima giornata della Serie B femminile. Un KO, il settimo stagionale, maturato al termine di una prestazione comunque positiva dal punto di vista del gioco, dell'atteggiamento e della propositività da parte delle leonesse, che hanno pagato la poca cattiveria sottoporta e due disattenzioni su due calci di punizione che hanno propiziato le reti delle romagnole. Non è bastata neanche la superiorità numerica negli ultimi 20 minuti di gara per rimettersi in carreggiata. La traversa e le parate di Vignagnoli fanno sì che ora la classifica in zona salvezza sia sempre più corta. È l'esordio in panchina di coach Maria Macri e il Brescia si presenta in campo con il 3-5-1-1. In porta c'è Gilardi, difesa composta da Brevi, Locatelli e Galbiati, centrocampo con Biscardi, Ghisi, Magri, Previtali e Massussi, punta avanzata Luana Merli con Cristina Merli a supporto, arbitra il signor Dini di Città di Castello. Il primo squillo del match è del Brescia al 13° con Luana Merli che supera la diretta avversaria in velocità e si presenta davanti a Pignagnoli, ma la sua conclusione dell'attaccante è respinta dall'estremo difensore cesenato in uscita bassa. Al 19° ci prova Magri dalla distanza, ma senza fortuna. Al 20° ancora Magri arriva al limite dell'area, non trova l'attimo giusto per calciare, scarica su Cristina Merli che si ritrova il pallone sul destro che non è il suo piede e calcia debolmente. Al 24° si fa vedere il Cesena con Porcarelli che serve Papaleo, ma Gilardi è attenta. Al 28° ancora Brescia pericoloso con Luana Merli lanciata da Cristina Merli, l'attaccante bianco-blu si porta troppo sull'esterno ma riesce comunque a calciare in maniera pericolosa, ma il suo diagonale sfiora soltanto il palo lungo. Passano pochi secondi e Cristina Merli trova un bel corridoio per Massussi, ma la sua conclusione è respinta ancora una volta da Pignagnoli in uscita bassa. Al 34° il vantaggio del Cesena, da una punizione sulla tre quarti, Gilardi in uscita e Brevi si ostacolano, il pallone a terra al limite dove c'è Porcarelli che non ci pensa su due volte e caccia al volo di destro trovando l'angolino. Al 38° il Cesena va vicino al raddoppio con Papaleo che cerca la conclusione sfiorando il palo. La ripresa si apre subito al secondo con una doccia fredda per il Brescia, su un'altra punizione dalla tre quarti laterale il pallone spiove sul secondo palo dove c'è Cuciniello che di testa batte Gilardi. Il Brescia non ci sta e continua a spingere, all'11° cross di Cristina Merli per la testa di Luana Merli, ma è strepitosa la risposta di Pignagnoli che alza in corner. Al 16° si fa vedere il Cesena in contropiede con Papaleo, ma la sua conclusione non c'entra lo specchio della porta. Al 21° il primo cambio nel Brescia, esce Massussi, entra Braida, più tardi entreranno anche Parzani per Viscardi, Colombo per Brevi, Ronca per Previtali e Barcella per Ghisi. Al 24° Casadei, già ammonita, riceve il rosso diretto per aver atterrato Luana Merli in corsa verso la porta. Con la superiorità numerica il Cesena si raccoglie ulteriormente nei suoi ultimi 30 metri e il Brescia continua a spingere. Al 26° ancora Pignagnoli protagonista sul tentativo ravvicinato di Cristina Merli. Ma come detto la porta delle bianconere è stregata. Al 42° in mischia Colombo ha il pallone buono per incendiare il finale di gara, ma il suo sinistro si stampa sulla traversa. Nel recupero al 46° occasione anche per Parzani, ma il suo tiro esce di un soffio. È l'ultima emozione di un match che dal punto di vista del gioco e della voglia ha sicuramente dato delle risposte positive per le leonesse, mancata la lucidità in area di rigore per prendersi dei punti vitali d'ottica salvezza. Domenica prossima non si gioca e sarà l'ultima sosta prima del rush finale di quattro partite decisive. La prima per il Brescia sarà in casa della Riozzese Como il 2 di maggio.